un thriller avvincente nel quale il protagonista si trova al centro di un intrigo internazionale. La narrazione di un uomo ordinario, assessore al comune di Perugia, che prende il coraggio di essere straordinario. È su questo canovaccio che si muove Terrore a Davos, la nuova fatica letteraria dello scrittore e assessore regionale Michele Fioroni, sequel del suo primo romanzo Ombre cinesi. L'idea creativa di un libro non si sa nemmeno come nasce, come nemmeno i personaggi, però l'ambientazione è coerente perché, ahimè, in tempi non sospetti, era il novembre del 2019, il mio libro prevedeva un complotto all'interno del governo cinese, un virus e qualcosa di brutto succederà nei laboratori di Wuhan, dell'industria di Lin Pen, e vediamo un po' come si evolve la storia. L'opera è stata presentata a Perugia nel suggestivo scenario del Barton Park durante un incontro moderato dalla giornalista Rai Maria Soave, a cui sono intervenuti la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il professore di sociologia Marco Mazzoni e il luxury advisor Andrea Patumi. Un momento durante il quale Fioroni ha commentato il suo libro anche raccontando una parte di se stesso. C'è chi guarda Netflix, c'è chi guarda le serie televisive. La mia serie televisiva è scrivere un libro e ogni sera mi connetto ai miei personaggi cercando di capire cosa succede, e quindi l'evoluzione della trama è la mia serie TV preferita. La dedica di questo lavoro è a mamma e papà. È una mancanza grossa quella che è stata di mio padre, forse a lui devo la personalità creativa e poi il legame forte che avevo con mia madre. Era un libro a cui tenevo. Dedicarla a tutti e due insieme perché rappresenta la mia storia, le mie origini, le mie radici che ahimè purtroppo non ci sono più.